Cosenza Cultura è la dimostrazione che la cultura è corale, quindi in una città che ha il pregio di avere tantissimi luoghi dove si fa cultura e grazie a Dio una cittadinanza estremamente ricettiva e delle associazioni, eccetera, estremamente positive. Quindi l'idea è di dire facciamo una sorta di regia unica, coordiniamoci, facciamo sì che ciascuno può dare rilevanza alle offerte anche dell'altro per creare appunto questa sinergia. Il tutto si poi estrinseca in quello che sarà il brand che andremo a proporre, e cioè Cosenza Cultura, rappresentato dai pedali del pianoforte e dal terzo pedale, che è quello inventato da Alfonso Rendano, che diventa una marcia in più, che è il claim della città. La marcia in più credo che sia proprio questa estrema propositività da parte della città. Il primo passo di questo diciamo, cammino e di questo modulo organizzativo è quello di mettere insieme tutta l'offerta che c'è in città per rendere fruibile non solo ai nostri cittadini, ma anche all'intera Calabria e ai turisti che decidono di venire a trascorrere un periodo a Cosenza. Avete pensato a un portale unico, qualcosa Ovviamente, di diverso? Lo strumento poi che sarà necessario, perché un cartellone è work in progress, noi l'abbiamo chiamata opera aperta, è un work in progress, quindi avremo il portale unico dove verranno fatti tutti gli aggiornamenti, ma anche verranno dati tutti i dati proprio tecnici delle strutture. Cioè, nel momento in cui interloquisci con una produzione, devi essere in grado di dire qual è la cartina tridimensionale del rendano, del palco, e se si può aprire o chiudere la buca, e quante persone abbiamo in orchestra, cioè tutto quello che una città moderna ed europea fa su questo campo, cercando, ripeto, al momento di mettere insieme già tutto quello che di grande abbiamo.